Grazie soprattutto di essere venuti, ormai è una bella tradizione, molti di voi li abbiamo visti anche l'anno scorso. Quello che fate è una cosa molto importante perché venite, insomma, a dare un sorriso e un saluto a dei ragazzi che sono come voi, ma in questo momento hanno qualche problema e sono un po' più avanti da me. Quindi per noi è veramente una cosa molto importante, quindi ringraziamo voi, ringraziamo Farmacalco, ringraziamo il settore giovanile per questa attenzione che avete nei confronti dei bambini che in questo momento stanno per qualche motivo un po' meno meglio di voi. Complimenti perché mi hanno detto che andate anche molto bene, siete molto forti e il campionato mi hanno detto che avete dei risultati molto buoni, state davanti alla Juve, no? Questo a me fa molto piacere, tra le altre cose, e quindi grazie ancora di essere qua, davvero a nome mio, di tutti quelli che lavorano qui nell'ospedale dei bambini. Grazie ancora. No, noi siamo venuti volentieri perché penso sia un momento importante per capire la fortuna che abbiamo di star bene, di poter divertirci, di stare assieme. Quindi questo è un momento di riflessione per noi, è un momento importante. Io ci tengo e sono contento che voi siete venuti qui e siate qui perché, ripeto, possiamo capire tante cose. Grazie. Corrado, che è il responsabile del gioco amico, che è quello che organizza sempre questi momenti, tenevo che. Intanto sì, non io faccio da tramite a Benedetto e Chiara che ringrazio perché ormai è il terzo anno con i quali riusciamo a organizzare questo momento, che appunto è molto importante anche per far capire che oltre al gioco c'è anche qualcos'altro, si ha la fortuna di poter fare quello che voi fate, tanti bambini che sono qua poi speriamo e si presume che cominceranno anche loro a fare sport. Volevo ringraziare appunto Chiara e Benedetto per l'aiuto che ci danno a organizzare questo anche tramite la festa, alcuni di voi, molti di voi li ho visti alla festa del Sorriso degli Angeli quest'anno a giugno, eravamo a Sala Baganza. Perché è una festa molto importante che ci permette di poter fare tante attività all'interno di questo ospedale tutti i giorni, anche in queste giornate di festa, dove purtroppo qualcuno qui deve fermarsi per motivi di salute. E quindi grazie ancora a tutti voi, grazie a Chiara e Benedetto e grazie anche allo staff del Parma che ha permesso questo momento e questa occasione. A un rappresentante dei bambini dell'ospedale. Eccolo qua, Sergei. Senti, cosa ti chiamo? Sì. Questa maglia te la diamo, anzi, la metti? Andiamo a sentire. Eccolo qua. Volevamo sentire anche la vostra impressione rispetto a questo, anche dei mister. Aspetta, Sergei, che ci mettiamo un po'. Bravo!
No, siamo molto contenti di partecipare a un'iniziativa di questo tipo. E devo dire una cosa, che ieri sera abbiamo fatto la cena, magari due o tre mancavano, oggi ho visto che sono arrivati proprio tutti al completo, e questo dà valore a questa iniziativa, quindi bravi tutti. È una cena molto importante perché ci fa capire molte cose. Noi abbiamo molte opportunità, mentre questi ragazzi, sfortunati loro, non hanno le nostre opportunità, perciò per esempio come Natale noi chiediamo ai nostri genitori tante cose, mentre loro, poveretti, possono avere cose semplici, ma per loro hanno molta importanza. Per noi è molto importante essere qua perché ci fa capire quanto siamo fortunati e tante volte ci lamentiamo per cose banali e futili. Per noi è importante anche fare un po' di compagnia, dare un regalo a questi bambini che sono meno fortunati di noi e che passano un Natale diverso. Quindi siamo contenti e sono orgogliosi di aver portato con la squadra quasi al completo questa iniziativa. Sì, è importante essere qui perché ci fa capire la fortuna che abbiamo e anche dare un sorriso a volte è molto bello e siamo contenti di essere qua. Volevo dire un'ultima cosa, tutti i regali che voi avete in mano adesso ce li consegnerete e noi nei prossimi giorni li distribuiremo tutto l'ospedale, li daremo ai vari bambini che avranno l'occasione poi di giocare e l'opportunità di avere. E quindi grazie ancora a voi, grazie alla famiglia D'Angelo che ci ha permesso di prendere questi regali e buon Natale a tutti voi. Grazie a voi.